Processo romano. Tutta l'assemblea si alzò per emettere la sentenza capitale e Gesù fu condotto da Pilato e cominciarono ad accusarlo subito dopo il sorgere del sole. I sinedriti si trasformarono da giudici in accusatori e anche in testimoni e cominciarono ad accusarlo. Sei tu il re dei giudei? Tu lo dici. Pilato disse ai sommi sacerdoti e alla folla: non trovo nessuna colpa in quest'uomo. Costui sostenendo insegnando il tuo padre, dopo averlo guidato dalla carriera fino a qui. Udito ciò, Pilato domandò se era Galileo e, saputo che apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo mandò da lui, che in quei giorni si trovava a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto, perché da molto tempo desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò con molte domande, ma lui non rispose nulla, e intanto stavano lì i sommi sacerdoti e gli scribi accusandolo con tenacia. Allora Erode, con i suoi soldati, lo insultò, lo schernì, poi lo rivestì di una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici. Prima, infatti, c'era stata inimicizia fra loro. Mi avete portato quest'uomo come sobillatore del popolo. Ecco, l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna colpa di quelle di cui le ho accusate, e neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte, perciò, dopo averlo severamente castigato, lo rilascerò. Che accusa portate contro quest'uomo? Se non fosse un malfattore, allora Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. A noi non è consentito mettere a morte nessuno. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: tu sei il re dei giudei? Dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Dunque, tu sei il re? Tu lo dici. Io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Che cos'è la verità? E detto questo, si rivolse ai giudei e disse loro: io non trovo in lui nessuna colpa. Il governatore era solito per Pasqua rilasciare al popolo un prigioniero a loro scelta. Avevano in quel tempo un prigioniero famoso, detto Barabba. Ma Barabba, nonostante il suo omicidio, era un personaggio popolare. Fosse considerato addirittura come un eroe della liberazione e disse loro: chi volete che vi rilasci, Barabba o Gesù chiamato il Cristo? Pilato sapeva bene che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre sedeva in tribunale, sua moglie Claudia gli mandò a dire: non avere a che fare con quel giusto, perché oggi fui molto turbata in sogno per causa sua. Ma Pilato non diede ascolto alla moglie ed emise la sentenza della condanna. Allora il governatore domandò:
Chi volete che vi rilasci dei due? Barabba! Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo? Sia crocifisso! Ma che ha fatto di male? Sia crocifisso! E qui a Trivento per il processo a Gesù per questa edizione 2016 siamo con, come potete vedere, la parte più giovane del popolo. Sì. Tu come ti chiami? Cristiana. Allora, diciamo, siete tanti, tu farai un po' da portavoce per tutti quanti, sei anche, penso, un po' la più grandicella tra tutti quanti. È il primo anno che partecipi? No, è il secondo. E come hai deciso di partecipare anche quest'anno? Perché è molto bello, si sta in compagnia, si fanno le prove, è molto bello. E poi appunto siete un bel gruppetto, quindi è anche un'occasione per stare con gli altri bimbi del paese. Sì. E questi bei costumi chi ve li ha preparati? Le signore, l'associazione della Cheope. Bene. Va bene, allora fateci un bel saluto bimbi guardando là. Ciao! Pilato non voleva scontentare la folla. Lasciò libero Barabba e fece flagellare a sangue Gesù. Questi viene tradotto da quattro soldati nel cortile. Al centro una colonna. A questa viene legato con le mani congiunte sull'alto del capo e spogliato delle vesti candide. Dietro di lui un soldato dal netto profilo ebraico. Davanti a lui un altro dal ghigno sinistro. Sono armati del flagello fatto di sette strisce di cuoio. Ritmicamente colpiscono e suonano come sassi gettati sulla pelle tesa di un tamburo. Inferiscono, specie sul torace e l'addome, ma non mancano colpi alle gambe, alle braccia e fin sul capo. E non un lamento. Se non fosse sostenuto dalla fune, cadrebbe. Ma non cade e non geme. Solo la testa gli tende. Uè, fermatevi! Deve essere ucciso da vivo! I due soldati si fermano e si asciugano il sudore. Siamo sfiniti! Dateci la paga che si possa bere per ristorarci!